22esimo turno del girone BDC ed è Alessandria Gubbi al Mocca Gatta. 4-2-3-1 per Rebuffi con i neoarrivati Guidetti e Lamesta subito in campo. 3-4-1-2 per Braglia, orfano degli squalificati Signorini, Ridolfi e Arena oltre al lungo degente artistico. Cospina alle spalle di Vasquez e Mbacogu. Boulevardi per la prima volta capitano. Al terzo, Spina da destra lancia sulla propria verticale Morelli. Cross sul corto dove irrompe Vasquez ma la sua spaccata mancina non c'entra la porta. Al nono, Lamesta calcia con il sinistro dalla distanza. Senza spiovere, sfera di non molto alato, con Di Gennaro comunque sulla traiettoria. 20esimo minuto, Guidetti lancia profondo per Galeandro, torre aerea d'autore che libera sulla tre quarti Nichetti, filtrante a tempo per l'inserimento di Lamesta, che sfugge alla retroguardia Eugubina e di sinistro fredda Di Gennaro per il vantaggio Alessandria. Azione da manuale sublimata dal gol all'esordio con i grigi di Lamesta, appena arrivato dal Piacenza in terra piemontese. Il Gubbio ha la grande chance per impattare subito al 24esimo. Boulevardi per Vasquez, assistenza di prima al bacio che libera Mbacogu che scappa sul filo del fuorigioco ma appena dentro l'area tutto solo davanti a Liverani si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario. Al 32esimo Morelli mette in mezzo da destra, Mbacogu lascia sfilare a Vasquez che controlla ma viene chiuso da Bellucci, eccelso nel murare poi il sinistro a botta sicura della corrente Corsinelli. 45esimo minuto, superba trama del duo Boulevardi-Vasquez con triangolo centrale chiuso dal destro non potente ma insidioso dell'ex Legnago, Liverani si distende e respinge. Si chiude con l'Alessandria avanti 1-0 la prima frazione di gioco. Si passa così alla ripresa che inizia sempre nel segno di Boulevardi. Dopo 4 minuti il capitano di giornata rossoblu scambia sulla sinistra con Spina, salta secco Bellucci e calcia dai 20 metri, sfera di poco alta sopra la traversa. 56esimo minuto, ancora Boulevardi sale in cattedra, prima con una Veronica su Gasulle e poi superando di forza Guidetti. Pallone verticale sontuoso del 10 Pemba Kogu che appena dentro l'area viene atterrato da Liverani. Per l'arbitro di Raci di Como e calcio di rigore a munizione per il portiere del team piemontese. Dagli 11 metri va Vasquez, Liverani respinge ma nulla può sulla ribattuta di Boulevardi che brucia tutti sul tempo e con una pregevole soluzione acrobatica timbra il pari rossoblu. Quarta rete in campionato, la prima assoluta con la fascia al braccio per uno stratosferico Danilo Boulevardi. Al 61esimo trama rossoblu sulla destra, Morelli serve al limite Vasquez, palla rimorchio per Rosaia che calcia, pallone alto. 2 minuti dopo torna a farsi vedere l'Alessandria con la conclusione dalla distanza di Nichetti che però non inquadra lo specchio della porta. Al 67esimo assolo di pura forza di Mbacogu che scala le marce partendo da centrocampo ma l'ultimo allungo è impreciso e facilita l'uscita di Liverani. È tempo di cambi dentro Bontè Toscano per Bonini e Spina nei rossoblu, Martignano e Ghiozzi per Zilla e Gasul nelle file alessandrine. 79esimo minuto, Lamesta da destra ispira Galeandro che anticipa l'intervento di Bontà servendo in piena area il liberissimo Martignago, destro radente in diagonale che lo lascia a scampo di Gennaro. Alessandria nuovamente in vantaggio grazie al 31enne attaccante nativo di Montebelluna che appena entrato dalla panchina firma il terzo sigillo stagionale e soprattutto riporta avanti i grigi. Dentro di Stefano e Vitale per Vasquez e Rosaia nel Gubbio all'81esimo dagli sviluppi di un corner, Corsinelli gira di prima sul secondo palo per Boulevardi, rovesciata spettacolare ma che non inquadra lo specchio della porta. Minuto 87, da cross profondo di Morelli, Liverani va in presa alta ma perde palla nel momento della ricaduta e Boulevardi in sacca porta sguarnita. Di Graci però ferma tutto per un intervento falloso del 10 rossoblu sull'estremo difensore piemontese. Ma l'episodio resta dubbio. Al 92esimo, altro cross di Morelli a centro area, di Stefano cicca la rovesciata ma c'è l'onnipresente Boulevardi, chiuso sul più bello dal prodigioso intervento di Rota che facilita la presa di Liverani. È l'ultima occasione per il Gubbio che coglie in terra piemontese la terza sconfitta filata che amplifica il periodo negativo della compagine di Braglia. Ora quarta in classifica a meno 3 dal terzo posto e domenica alle 17:30 arriva al Barbetti l'Ancona ad un solo punto dai rossoblù.